Mike Buongiorno, il figlio, chi e che lavoro fa? Mike Buongiorno è stato uno dei volti storici della televisione italiana. Ancora oggi viene ricordato con immenso affetto dal pubblico. Al centro dell'attenzione, soprattutto sui social, c'è però anche suo figlio Leonardo. Si tratta del più piccolo dei figli avuti da Mike. Nato nel 1989, Leonardo ha ereditato la parlantina del padre, come raccontano tutti quelli che lo conoscono. Il figlio di Mike si è sempre impegnato molto negli studi, e si è laureato in economia alla Bocconi di Milano. Poi si è trasferito a Shanghai, dove ha avuto l'occasione di studiare lingue e dove ha approfondito anche il tema del management e della politica. Attualmente Leonardo sta mettendo a frutto questi studi ed è impegnato nel mondo dell'imprenditoria, dove sta riscuotendo un buon successo. Contemporaneamente, Leonardo Buongiorno si occupa di Casa Allegria, che è un'eredità di suo padre Mike. Infatti la fondazione è stata fondata in onore di suo padre per occuparsi di anziani e giovani che hanno bisogno di assistenza. Buongiorno è molto impegnato anche su altri fronti nel campo della beneficenza, che è sempre una cosa centrale nella sua vita. Leonardo inoltre non si sottrae alle interviste o al mondo dello spettacolo in generale. Infatti in passato è apparso spesso nei salotti di Barbara D'Urso e rilascia molte interviste senza problemi quando si presenta l'occasione. Leonardo Buongiorno ha avuto tante relazioni nel corso della sua vita. Alcune delle più note riguardano le storie con la star di Disney Channel, Valeria Badalamenti, e con la gallerista Gala Kauchkwener. Secondo molte indiscrezioni, inoltre, Leonardo avrebbe avuto delle relazioni anche con diverse modelle nel corso del tempo, ma non tutte queste storie sono state confermate ufficialmente. Al momento nel cuore di Leonardo c'è Sofia Interman, una bella top model che sui social scrive spesso delle dichiarazioni al suo compagno, e i due appaiono molto uniti. Più volte Leonardo si è descritto come una persona umile e ha detto che scappa da coloro che hanno la puzza sotto il naso perché ritengono di essere molto famosi. Leonardo ha anche spesso citato una frase di suo padre, che gli diceva che chi vuole avere successo e iniziare a fare televisione, deve accettare di andare dappertutto senza fare selezione tra i programmi. Questo è infatti un modo per farsi conoscere. Leonardo Buongiorno rimane apprezzato da tutti proprio per via di queste caratteristiche. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già Leonardo Buongiorno ed eravate al corrente di questi dettagli sulla sua vita? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.